Questo TG è offerto da Sparco, motorsport dal 1977. GL Hydraulic, componenti oleodinamici. Questa settimana Rally Dreamer News. 31esimo rally adriatico, 41esimo rally degli abeti e dell'abetone, 16esimo rally della valle Intelvi. Buonasera amici di Rally Dreamer News e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre partiamo dagli eventi che si sono svolti questo fine settimana e partiamo proprio dal 31esimo rally dell'Adriatico, un campionato italiano terra da impazzire che dopo tre round ha visto gloriarsi del primo posto tre diversi vincitori. Nella terza tappa al 31esimo rally Adriatico è infatti andata in scena una spettacolare battaglia sul filo dei decimi lunga 9 prove speciali per un totale di 75 km cronometrati. Alla fine a scrivere per l'ottava volta il suo nome nell'albo d'oro è stato il re dell'Adriatico Umberto Scandola, che sulle strade bianche marchigiane è riuscito con Paolo Carnielutti sulla Skoda Fabia Evo ad imprimere un ritmo fenomenale. La sfida tra Scandola, Battistogli e Ciuffi si era accesa sin dalle prime battute con due scratch del vincitore ed uno di Battistogli. Nel secondo giro poi era stato Ciuffi a prendere la leadership con decisione prima che Scandola, grazie ad un loop finale perfetto con tripletta di scratch, rifilasse 5 secondi ai suoi inseguitori. Il campione italiano 2013 è così il terzo vincitore diverso della stagione con questa affermazione. Ora ha preso la leadership del campionato con un punto su Battistogli. Tommaso Ciuffi in coppia con Pietro Cigni è finito secondo, riuscendo per tre prove a contenere l'avanzata del campione, tenendo momentaneamente la testa, dimostrando dopo la vittoria in Val d'Orcia di avere la stoffa per lottare alla fine per il titolo. Terzo dunque l'ex leader Alberto Battistogli, che nonostante alcuni scratch ed una prestazione sempre al top, non è riuscito sul finale a rimanere attaccato al duello per la vetta. Sulla PS8 il Vicentino, navigato da Simone Scattolin su Skoda Fabia RS, ha perso diversi secondi a causa di un problema di natura elettrica, abbandonando così le ambizioni di vittoria. Per la Serie R Italian Trophy tante partecipazioni in secondo raggruppamento che ha visto primeggiare Nicolò Marchioro e Marco Marchetti su Peugeot 208. Alle loro spalle hanno completato il podio Davide Bartolini e Roberto Selva. Nel terzo raggruppamento invece gli unici due iscritti erano presenti entrambi alla gara su terra. Punteggio pieno per Cristian Gherardi e Luigi Ragnacci, che hanno distanziato di molto Erika Ranalli, navigata da Justin Sertori. Spostiamoci in Toscana per la 41esima edizione del Rally degli Abeti, che ha visto Antonio Rusce dominare la gara dall'inizio alla fine. Il pilota reggiano, navigato dall'esperto Sauro Farnocchia, ha preso il comando durante la prima prova speciale, arrivando al traguardo con ben 35 secondi di vantaggio sulla coppia ilvana di Andrea Volpi e Alberto Mei, i quali sono di nuovo saliti sul secondo gradino del podio dopo quello della passata edizione. Idealmente prestato dal campionato italiano assoluto, nel quale uno dei migliori driver privati, Rusce ha imposto il proprio ritmo a rullo compressore, facendo il vuoto dietro di sé e svolgendo anche un ottimo test in vista della seconda prova della serie IRC della settimana prossima prevista al Rally del Taro. Una volta visto Rusce, vincitore di tutti gli impegni cronometrati, che si allontanava progressivamente, l'elbano Volpi ha guardato bene di conservare la seconda moneta, controllando il possibile ritorno di diversi competitor. Alla fine la terza piazza l'ha firmata con soddisfazione l'accoppiata aretina composta da Roberto Cresci e Fabio Ciabatti, tornati alla gara dopo ben 14 anni dalla loro ultima presenza. Da segnalare anche il forfè durante la PS2 del favorito locale Federico Gasperetti, che a causa di un problema al cambio della sua Citroën C3 ha visto infrangere il sogno della quinta vittoria consecutiva nel rally di casa. Prosegue l'avventura di Nicolò Ardizzone, navigato da Alessia Anziliero nella Coppa Rally di settima zona. Il pilota campione di simulatore, che Rally Dreamer ha scelto di portare in prova speciale, ha ottenuto un terzo posto di classe Rally 5 e un secondo posto in classifica Under 25. Sempre più continuità per la coppia che punta al podio di zona e che ritroveremo nella prossima gara, il 16esimo Rally di Reggello.
Per la serie R Italian Trophy a vincere il secondo raggruppamento sono stati Daniele Silvestri e Leonardo Maraccini. Nel terzo raggruppamento in tanti si sono giocati la vittoria finale, che alla fine è andata a Filippo Tonarelli, navigato da Yuri Parducci. Alle loro spalle a completare il podio Cristian Fattorini e Angelo Emiliano Ferigno, davanti a Lorenzo Nesti e Federico Grilli. Andrea Spataro e Omar Piras vincono il 16° rally della Valle Intelvi. Il pilota di Cremenaga a bordo di una Volkswagen Polo decide la gara nelle primissime battute. Con le prime due prove speciali vinte, il resto del rally ad osservare con molta attenzione le mosse di Riccardo Pederzani e Martina Omacini, che dalla terza prova hanno attaccato con una certa insistenza, vincendo a bordo della Skoda Fabia ben 7 delle 9 prove speciali in programma. Si potrebbe riassumere così la vittoria di Andrea Spataro e Omar Piras, i quali a bordo della Polo Rally 2 della Movisport hanno conquistato per la seconda volta consecutiva il successo nella competizione comasca. Le condizioni atmosferiche, specie nella prima giornata, hanno accentuato le difficoltà di un percorso tecnico e particolarmente impegnativo, esaltando le doti di guida e soprattutto l'abilità nella scelta degli pneumatici. Terzo gradino del podio, staccati di 33 secondi e 3, troviamo Gianluca Lucchi e Gianluca Marchioni al via sulla Skoda Fabia, autori di una prima giornata di gara quasi perfetta, ma che nella seconda hanno lasciato spazio ad un Pederzani lanciato in rimonta. È finalmente in arrivo il Rally del Salento, che questo fine settimana catalizzerà su di sé le attenzioni automobilistiche del Sud Italia. La gara pugliese sarà la terza tappa del trofeo italiano rally e avrà anche validità a coefficiente maggiorato per la Coppa Rally di zona 8. Presto si conosceranno i nomi degli equipaggi che si sfideranno nelle due giornate di gara lungo i 429,07 km del tracciato, dei quali 86,16 cronometrati. Il primo giorno sarà il cuore nell'entroterra salentina ad animare il confronto, con la prova speciale di Torre Paduli di 11,3 km che ripercorrerà il tracciato della scorsa edizione e che aprirà le danze e precederà la seguitissima super prova speciale della pista salentina lunga 2,64 km. La giornata 2 vedrà invece tre tratti cronometrati da ripetere due volte. Si ricomincerà con la Torre Paduli e a seguire saranno gli scenari mozzafiato della Ciolo, che con i suoi 11,75 km tornerà a fare selezione. Infine la micidiale e insidiosa Specchia, la speciale più lunga, che con i suoi 13,06 km concluderà la gara. Scuderia San Michele pronta a celebrare i 30 anni di storia del Rally Internazionale del Taro, ripercorrendo le edizioni che l'hanno reso celebre e proponendo agli appassionati un confronto da grande palcoscenico. La gara è in programma sabato 25 e domenica 26 maggio in provincia di Parma e abbraccerà ancora la Val di Taro, elevando Bedonia come suo quartier generale. Riflettori puntati sugli interpreti di International Rally Cup, chiamati al secondo atto, e sui contenuti che il sodalizio emiliano riserverà al pubblico, al fine di rendere l'evento del trentennale un'occasione da ricordare a lungo. 97 km e 800 metri competitivi distribuiti su 7 tratti cronometrati. Questa è la proposta rivolta ai protagonisti del confronto, chiamati ad interpretare l'asfalto di Monte Vacà, Folta e Tornolo. È pronta a scoccare la scintilla dell'entusiasmo per l'ottava edizione del Rally Il Grappolo, grazie al record di 160 iscritti. La gara piemontese, valida per il secondo appuntamento della Coppa Rally di zona 2, sarà in programma sabato 25 e domenica 26 maggio a San Damiano d'Asti. Dopo il Rally dei Colli Monferrini, corso a marzo, l'appuntamento astigiano ha il compito di concretizzare in modo chiaro la supremazia del valdostano Elvis Schentr, vincitore fino a qui di tutti gli appuntamenti di Coppa divisi in due zone piemontesi. Il pilota di Roisan ha inoltre la possibilità di centrare un poker nell'albo d'oro di questa gara, ma è riuscito a nessuno. Schentr avrà a disposizione la consueta Skoda Fabia di D'Ambra, con al suo fianco Federico Boglietti, con il quale ha già conquistato il successo a Canelli.
Max Rendina è tornato alla vittoria al 44esimo Olimpia Correlli, disputato nel weekend appena trascorso a Pirgos, villaggio situato sull'isola greca di Tinos, dove Rendina è tornato al volante in una competizione internazionale come parte di un programma di gare previsto per la stagione 2024. Al rientro in una gara su terra 6 anni dall'ultima volta, l'ex campione del mondo, oggi organizzatore e coordinatore del Rally di Roma Capitale, ha ottenuto un risultato di prestigio, navigato da Emanuele Inglesi con la Skoda Fabia Rally 2 preparata da Motorsport Italia. Rendina si prenderà ora una pausa per concentrarsi sull'organizzazione del Rally di Roma Capitale e tornerà in abitacolo il 15 giugno, sempre in Grecia, per il terzo round della serie in programma a Corinto. E con questa notizia è tutto, io vi ricordo l'appuntamento con il nostro TG News per giovedì alle ore 21.30, sempre qui sul nostro canale YouTube e su Facebook. Seguiteci ovviamente anche su Instagram e TikTok e iscrivetevi al canale. Questa settimana la puntata di Rally Dreamer TV non andrà in onda e quindi andrà alla prossima settimana. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, un saluto da Elisa Mazzucchelli.